Vediamo oggi il calcolo dell'area di questo poligono ABCD ottenuto tramite questi dati che sono le coordinate polari, queste qui. Possiamo riquadrarle così, questi sono i dati. Questi sono i dati, quindi distanza, angolo di direzione, distanza, angolo di direzione, distanza, angolo di direzione, distanza, angolo di direzione. Il disegno è questo, basta ricordare in scala sia le distanze. Punto di stazione, come vedete, è fuori. Quando il punto di stazione è fuori, alcuni degli elementi che verranno fuori dalla sommatoria, adesso riprendiamo questo concetto, saranno negativi. Quando invece il polo o la stazione è dentro la figura, allora tutte le aree si sommano, quindi il problema non c'è. Chiaramente ho preferito fare il calcolo di uno con il polo esterno. Quindi di ogni punto ABCD abbiamo distanza, angolo di direzione, distanza, angolo di direzione, distanza, angolo di direzione, distanza, angolo di direzione. Il discorso della scala, ricordate, un metodo molto semplice, prendete la misura in metri, dividetela, trasformatela in centimetri, quindi spostate la virgola qui e dividete per il denominatore della scala. Il risultato è in centimetri, quindi disegnate direttamente in centimetri. Per le coordinate polari, le formule sono due. La prima è per l'ordine dei vertici in senso orario, la seconda è per l'ordine dei vertici in senso antiorario. Però, come vedremo, io posso anche applicare in questo caso quello antiorario. Anche se è un'operazione di vertice orario, non è quello il problema, è come voi fate seguire i vertici quando li mettete nel calcolo. Quindi applicheremo proprio la seconda formula, quella del senso antiorario. Quindi partiremo da D, vediamo, quindi D dopo D in senso antiorario viene C. Quindi questa è la formula che stiamo applicando. Un mezzo sommatorio per i che va da 1 ad n di dicoli, per dicoli più 1, cioè successivo, per il seno della differenza fra l'angolo di direzione del primo meno l'angolo di direzione del secondo. Quindi, partendo da D, supponendo che l'ordine è D, C, B, A, D, facciamo D, C. Quindi qui mettiamo D, quindi il successivo è C. Qui mettiamo D, successivo è C e così via. CB è l'altra coppia, CB, l'altra coppia è BA, quindi BA, l'altra coppia è AD e chiude, AD, AD. Sostituiamo tutti i numeri, sostituiamo, il risultato viene questo qua, 3.936,67. Chiaramente i dati sono la seconda cifra decimale delle lunghezze e quindi automaticamente approssimiamo la seconda cifra decimale. Va bene?